siamo a Sanremo. Radio Bruno. Tutti cantano Sanremo. Che bello avere qui con noi Ermal Meta. Ciao, benvenuto. È molto bello essere qui, grazie dell'invito. Allora, io non posso chiederti che emozioni hai, perché comunque il palco dell'Ariston l'hai calcato nel 2010. Sì, però è un palco che ti fa dimenticare tutto, riprendi sempre da capo. Dai, un'emozione sì. Nuova. Ma sì, perché è un'emozione talmente forte che non puoi usare come scudo quella che hai già provato. E poi diciamo che il progetto è sempre diverso, musicale. Ma assolutamente, quindi... sì, poi nel 2010 ero in una band. Adesso sono solista, insomma, ci sono meno filtri. E come ti stai preparando? Mi sto preparando facendo tante interviste. E la sera ascolto un po' di musica classica che mi distende parecchio. Mozart, Beethoven. Chopin, in particolar modo. Sì, sono un suo fan. Bene, bellissimo. Magari da queste musiche trae ispirazione anche per le tue canzoni, perché ricordiamolo che tu hai scritto, certo, per i più grandi della musica italiana. Beh, vogliamo elencarne alcuni? Ho avuto questo onore, insomma, ho avuto l'onore e il piacere di collaborare con Marco Mengoni, con Emma Marrone, Francesco Renga, Patti Bravo, Lorenzo Fragola, Annalisa, Chiara, insomma, con un bel po' di amici, ecco. Ma toglici una curiosità. La canzone che hai scritto per te, immagino, no? Sei come un sarto, uno stilista, te la sei cucita addosso, ma per gli altri artisti come fai? Il procedimento è sempre lo stesso, si cerca di dare ascolto il più possibile alla propria interiorità in quel momento e da questo scaturisce qualcosa, nasce qualcosa. Poi nel momento in cui mi trovo a collaborare con varie persone accade che poi la magia sia diversa rispetto a quando lavoro da solo, perché comunque viene in qualche modo nutrita dell'esperienza di qualcun altro, assolutamente, ed è una cosa molto bella, è bello tanto quando lavoro da solo. Il tuo testo è piaciuto così tanto che il premio Lunezia ha decretato, insomma, nei testi dei giovani, delle nuove proposte, certo, il più bello, il più interessante. Beh, sono molto felice, non me l'aspettavo, e soprattutto sono molto felice perché il testo più bello dei Big, secondo il premio Lunezia, è quello di Enrico Ruggeri. E insomma, essere in qualche modo accostato, anche se per un solo istante, a un gigante della musica italiana, mi ha reso veramente pieno di orgoglio, sono molto felice di questo. E secondo te da questa bellissima esperienza sanremese troverai ispirazione per comporre altre bellissime canzoni? Assolutamente sì, ho preso un sacco di appunti, ho scritto già un sacco di cose. Dai! Sì, in questo mi viene in aiuto il telefono, perché mi appunto tutto lì. Benissimo, bene, allora non vedremo l'ora di sentirle, un grossissimo in bocca al lupo. Evviva il lupo e grazie. Sempre viva, se puoi salutare tutti gli amici di Radio Bruno. Ciao a tutti gli amici di Radio Bruno, pace.